Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Mandiamo in onda trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, come tutti i giovedì alle ore 15. Oggi avevamo in programma una presentazione che si basava sul XIV secolo. Ricordo ai radioascoltatori che noi stiamo facendo un ciclo di trasmissioni, prendendo un fatto circa per ogni secolo, saliente per ogni secolo, spiegando l'attività della stregoneria e la percezione degli uomini secolo per secolo. Naturalmente le cose da prendere sono tante, ma noi ci limitiamo ad un fatto praticamente, perché non è possibile fare di più. Però i fatti che sono successi in questo periodo e ci fanno cambiare programma. Allora, ritorno a ribadire, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, se qualcuno vuole scrivere o mettersi in contatto, ci sono anche sull'elenco telefonico e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza. Stiamo trasmettendo da Radio Gamma 5 su 94 FM. Ricordo che Radio Gamma 5 è a Cadoneghe, via Belzoni 9. Il numero di telefono per telefonare in diretta dopo la prima mezz'ora circa è 049 700 700. Bene, mi sembra aver concluso tutto il preliminare. Bene, questa sarà praticamente la trasmissione di precisazioni. Francesco porta pazienza, ma purtroppo no, non è possibile fare diversamente oggi. Allora, cominciamo con una precisazione personale, di ordine personale, e che devo in parte anche uno speaker se sta ascoltando. Cioè, io sono intervenuto su una trasmissione in notturna, in base a un'altra telefonata che lo speaker aveva preso, una telefonata di una persona che era molto triste e che era molto contrita. E si sentiva dalla telefonata che questa persona era molto anziana, e da quello che si capiva era che la nostra esposizione ideale, cioè il nostro pensiero, il mo nostro modo di esporre il pensiero, lo riteneva offeso. Ma non offeso nel senso che usa parole che mi offende la mia religione, no, era diversa l'offesa. E lui si sentiva offeso perché veniva messo in discussione il suo modo di pensare. E pur non essendo critico nei nostri confronti, sembra che quei principi etici e morali facciano parte un po' della sua famiglia, sia stata una specie di tradizione familiare, e lui sentiva un'offesa per la sua famiglia e la sua tradizione, diciamo. Questo dolore noi lo conosciamo benissimo, solo che pensavamo che non avvenisse, anche perché noi non imponiamo il nostro pensiero con la violenza. Per cui noi pensavamo che queste cose non succedessero, almeno non così presto. Pensiamo che sia un caso isolato, cioè che siano solo dei casi isolati, però quella notte, mentre ho sentito quella telefonata, io ogni tanto devo abbassare i miei scudi e devo farmi penetrare dalle tensioni del mondo. Quando faccio questo, sono emotivamente molto instabile, cioè io percepisco il dolore, percepisco la sofferenza in maniera molto forte. E quella sera, quella giornata, c'erano stati sgozzamenti in Algeria, per cui avevo eliminato completamente la televisione, proprio per questo motivo. E fatalità ho sentito questa persona. Là ho concentrato praticamente la mia attenzione e a questa persona ho telefonato praticamente chiedendogli scusa, che però non era un chiedere scusa, era una comprensione per il dolore che lui poteva avere. Detto questo, il suo vero dolore non era dato dal fatto che noi esprimavamo i nostri concetti, le nostre idee. Il suo vero dolore era che lui chiamava quelli che gli avevano insegnato quei principi morali, cioè quelli che gli avevano insegnato che Gesù era buono, che Dio era buono, e non intervenivano, non agivano in base a delle cose false eventualmente che noi dicevamo. Cioè, se noi non diciamo delle cose false, lui ha il dubbio che ciò che gli è stato insegnato non fosse vero. E questo era che provocava probabilmente il suo dolore, non tanto quello che diciamo noi, ma il vuoto che lui sentiva di quello che gli era stato insegnato. Detto questo, dopo tutto il resto della telefonata non ha nessuna importanza, perché
quelle condizioni, le parole hanno poco significato, però questo mi interessava precisare. Detto questo, per me il discorso è chiuso, se, a meno che qualcuno abbia qualcos'altro da dire, però per me il discorso l'hai chiuso. Dopodiché rialzo gli scudi e ne parliamo fra qualche mese. Ancora andando avanti, chiuso questo argomento, apriamo un altro argomento dei discorsi fatti l'altra volta. L'altra volta avevo detto state attenti a streghi, streghetti, stregoncelli che vi danno la medicina, cioè l'uso della conoscenza della medicina per formare una via alla conoscenza è finito circa un 100 anni fa nei paesi occidentali. Questo non significa che non esistono gli sciamani, non esistono queste cose, però qui nei paesi occidentali la medicina è principale, la medicina come elemento principale dello sviluppo di una via di stregoneria è finito circa un 100 anni fa, circa 100-150 all'incirca. Per cui, Perché all'inizio tu della medicina hai avuto dei problemi perché hai avuto la stregoneria. no, esatto, infatti, ma c'erano effettivamente degli stregoni, cioè, che hanno sviluppato, gli hanno dato via la medicina. Allora, sono stato criticato da questo da un amico che mi diceva: ma guarda che tu stai parlando contro le medicine alternative. No. Io non mi permetto di parlare contro le medicine alternative. Quando una medicina è fatta da persone serie, quando il personale è competente, va benissimo, cioè qualsiasi medicina usate va molto bene. Quello che io volevo mettere in guardia è l'inganno fra medicina e stregoneria, cioè la necessità della guarigione a tutti i costi, in modo assoluto. Ora esistono delle pratiche di medicina alternative e questo amico mi diceva appunto anche qua a Radio Gamma ci sono dei medici competenti che vengono consultati continuamente, ma io non parlo di queste cose, anzi quando c'è competenza, quando il medico è alla ricerca, sta ricercando delle cose, sta provando a cercare il meglio questo è da rispettare e anche da seguire. Quello che io non volevo era quelli che danno che davano la particola alla mucca perché guarisse, o l'acqua benedetta di Lourdes che ti fa guarire, o l'intruglio amoroso, o, cioè ce n'è a sporchesse, cioè, di questa gente qua ne trovate in giro. In questo io mettevo in guardia, non alle persone serie e competenti che spesso per trovare cose nuove si mettono anche in discussione, assolutamente, anzi, cioè queste persone meritano rispetto e meritano anche fiducia. Spero di essere stato chiaro, se non sono stato chiaro mi ripeterò ancora fino a... Bene, allora, andiamo il discorso dove? Cominciamo sulla lettera, facciamo il discorso della lettera. Allora, la lettera al Gazzettino di cui ormai tutto si parla, della lettera della Maria Clara. Allora, no, ma infatti non ha fatta lei, lei hanno usato il suo nome per fare una sporcheria. Tanto noi ringraziamo la Maria Clara, perché la ringraziamo? Perché da quello che ho sentito nella trasmissione con Franco è una persona che determina se stessa, determina il suo pensiero. Che poi degli imbecilli abbiano usato il suo nome per sparare delle cose, questo è un altro discorso. Nella lettera che io ho fatto al Gazzettino, io ho fatto la lettera al Gazzettino per cogliere l'occasione e difendere il pensiero. Per cui a me non mi interessa chi firmava quella lettera, mi interessano i concetti espressi dalla lettera. Detto questo, che mi sembra di essere stato abbastanza chiaro, ho un piccolo problema. Cioè, io ho un problema che i radioascoltatori di Radio Gamma abbiano letto la lettera come riportata sul Gazzettino. E vengono da Claudio e dicono: ah Claudio, tu usi un linguaggio con i radioascoltatori e usi un altro linguaggio quando scrivi le lettere al Gazzettino. Esatto. Allora, premesso che il giornalista del Gazzettino non è tenuto a gestire il mio linguaggio, cioè un linguaggio appartiene alla struttura filosofica che lo esprime. Un'altra struttura filosofica non può esprimere lo stesso linguaggio. Per cui il giornalista del Gazzettino non sa con che struttura filosofica, con che pensiero io uso quel linguaggio. Può solo sospendere il giudizio e eliminare quei passi, anche perché mi aveva già avvertito che la lettera era piuttosto lunga, quei passi che potrebbero appesantire un po'. Allora, vi do lettura dell'originale della lettera pubblicata al Gazzettino, solo perché i radioascoltatori capiscano
che non uso linguaggi diversi con loro e linguaggi diversi col gazzettino. Che dici, Francesco, no? Solo, dopodiché io ringrazio un milione di volte la signora o signorina Maria Clara Pagni. Questo deve essere chiaro. In riferimento alla lettera da voi pubblicata in data 02/09/97, firmata da tale Clara Pagnin di Padova, sentendomi chiamato in causa quale conduttore e unico responsabile della trasmissione, infatti non ho potuto consultare Francesco, avevo detto piuttosto che Francesco, trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda ogni giovedì alle ore 15 da Radio Gamma 5, vorrei ribadire quanto segue. Noi come pagani e apprendisti stregoni abbiamo avuto la concessione di un piccolo spazio su Radio Gamma 5 in base all'imperativo morale imposto dall'articolo 4, comma secondo della Costituzione della Repubblica Italiana. E qui il gazzettino chiaramente ha tagliato comma secondo, che era un in più. Il nostro lavoro va in quella direzione. Noi riteniamo che non esiste nessun Dio che crea il mondo, ma esiste un mondo che attraverso le sue trasformazioni costruirà la coscienza universale. Ogni essere, ogni tensione di questo mondo è un essere divino e una tensione divina. Noi li chiamiamo dei, li chiamiamo divinità, che si espande per costruire il proprio divino nell'eternità. Da questo punto di vista, per noi è male quanto impedisce lo sviluppo e la dilatazione dell'individuo e di ogni essere, ed è bene quanto lo favorisce. Appare chiaro che attraverso questo noi diamo una lettura diversa del Dio dei cristiani, il cui unico scopo è mettere in ginocchio gli esseri umani impedendo loro di cogliere dall'albero della vita eterna, e fin qui era stato pubblicato. È stata tagliata la frase seguente: anche il Gesù, che i cristiani considerano un Dio, è oggetto di disprezzo da parte nostra, per quanto ha detto, per quanto ha fatto e per le intenzioni espresse. E questa frase è stata tagliata. La libertà umana per noi non può essere soggettata a nessuna violenza, né di ordine materiale, né di ordine morale. Abbiamo espresso ripetutamente l'invito a versare l'8 per mille allo Stato, in quanto riteniamo che l'uso che ne farà sarà sicuramente meno nocivo dell'uso che ne fa la Chiesa Cattolica. Cioè, fra i due mali abbiamo scelto. A questo punto c'è una frase tagliata che non si riferisce alla signora Maria Clara Pagnin, di cui sempre ringraziamo, ma all'estensore di quella lettera. E dice: io capisco il livore espresso nella lettera, i roghi su cui streghe, pagani ed eretici venivano bruciati, sono stati spenti socialmente, ma non nei desideri di chi, consapevole di essere stato educato a mettersi in ginocchio, percepisce di aver perso l'occasione per fondare il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Questa frase è stata eliminata perché è chiaramente appesantiva. Invocare la chiusura di Radio Gamma 5 per le opinioni espresse o per il modo con cui vengono espresse equivale a disprezzare il patto costituzionale che, dice il gazzettino, ha scritto che garantisce ogni fede, e invece qui è messo il patto costituzionale che permette anche a chi adora il macellaio di Sodoma e Gomorra, cioè commette il reato di apologia di strage, di coltivare la propria fede. Vorrei ricordare come quelle opinioni siano state espresse in conferenze pubbliche il 7 del 9 del 96 a Marghera e il 28 del 6 del 97 a Vicenza, come può risultare dai vostri taccuini locali. Ecco, quello che a me mi interessava sottolineare era che non ho usato un linguaggio alla radio e un linguaggio diverso per il gazzettino o per un altro personale, ho usato sempre lo stesso e identico linguaggio. Questo deve essere chiaro. Abbiamo precisato che questo. Dopodiché ringraziamo la Maria Clara di esistere, e chi ha usato il suo nome va pieno di disprezzo. Fermo ancora le telefonate perché non ho finito, le precisazioni sono molto lunghe. Non rispondo al telefono finché non ho finito, abbiate pazienza. Bene, allora adesso noi altri facciamo un'altra precisazione. L'altra volta ho accennato a un discorso di Gesù pederasta, e qua se casca il mondo, ma mi ricorda già qualcosa, quando parlavo del pazzo di Nazareth. Allora, siccome il lavoro non l'ho ancora terminato, però voglio spiegare tutti quanti i presupposti. A parte il fatto che già prima ho detto che quando Gesù maledisce gli altri, maledice quelli che scandalizzeranno i piccoli, appartiene a un'altra strategia, appartiene alla strategia di andare fuori dalla comunità. Cioè, quando è stato scritto questo,
I cattolici erano una piccola comunità all'interno di Gerusalemme, dovevano preservare i loro bambini e attaccare gli altri. Per cui in quei termini è stata scritta quello: chiunque scandalizza uno dei piccoli che credono in me, e se lo vadano a leggere. Il discorso sulla pederastia è venuto fuori un'altra parte. Io ormai da un po' di settimane, facendo la mia piccola segna stampa, ho accuse di pederastia a preti, una dietro l'altra. Cioè, 100 preti in Australia accusati di pedofilia e di pederastia all'interno degli orfanotrofi. Preti accusati di pedofilia e pederastia all'interno in Canada. Preti accusati negli Stati Uniti. Preti cattolici accusati in Germania. Preti cattolici accusati di pederastia e pedofilia in Austria. Preti cattolici accusati in Francia. Preti cattolici accusati in Belgio. Ne ho una strage, ho un pacco di ritagli di queste robe. Questo come premesso, no? Dopodiché un pagano mi ha mandato anche un articolo di fondo fatto da un giornale che io non leggo, però lui legge Padania, in cui c'è tutta una pagina che tratta di questo. È la Padania del 29 agosto. Io non leggo giornali politici dei partiti, però lui ha sentito la trasmissione e mi ha mandato questo. Tanto per essere chiari. Allora, cosa è successo questo? Che io stavo facendo un lavoro di analisi per chiarirmi in cosa consisteva il tradimento di Giuda nei confronti di Gesù. Questo è il lavoro che stavo facendo, cioè volevo chiarire quali erano i termini per cui Gesù e gli apostoli accusavano di tradimento Giuda. Mentre stavo facendo questo, stavo raccogliendo i dati, stavo lavorando, mi è scappato l'occhio su una cosa abbastanza precisa. Ed era, un attimino solo che adesso salta fuori, ed era sulla cattura di Gesù, però sulla cattura di Gesù nell'orto di Getsemani, in Marco. Stranamente questa cosa c'è solo in Marco, non c'è né in Matteo, né in Luca, né in Giovanni. Cosa dice la frase testuale? Vi fu però un giovanetto che lo seguiva, avvolta in un lenzuolo sul corpo nudo, e lo presero, ma lui, lasciato il lenzuolo, scappò via nudo. La lettura ve l'ho data da una Bibbia traduzione dall'aramaico. Ve la leggo anche dalla Bibbia ufficiale della CEI, la stessa frase, quella cattolica. Dice la frase: un giovinetto però lo seguiva, rivestito soltanto di un lenzuolo, e lo fermarono, ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo. Aspetta, la stessa frase ve la do tradotta anche dalla Bibbia calvinista, la Bibbia di Diodati. Cosa dice la Bibbia calvinista? Oh, sempre da Marco, però l'ho trovato solo sul Vangelo di Marco. Ed un certo giovane lo seguiva, involto d'un panno lino sopra la carne ignuda, e i fanti lo presero, ma egli, lasciato il panno, se ne fuggì da loro ignudo. Benissimo, attenzione, questa è una frase precisa, al di là dopo di come se la vuole giocare o interpretare, per cui è una situazione precisa che dà dei sospetti. Ora, vediamo un attimo. A quel punto il sottoscritto, e vi do lettura soltanto dalla Bibbia armena, dalla traduzione dall'aramaico, è andato a ricercarsi i vari passi dei bambini. Cosa ha trovato? Ha trovato una differenza fondamentale fra lasciate che i fanciulli vengano a me, scritto da Matteo. Ah no, non rispondo alle telefonate, rispondo quando ho finito di fare la precisazione, perché dopo mi accusano che io insulto qualcuno e la faccenda non mi piace molto. Ho trovato una differenza fra Gesù e i fanciulli in Matteo e in Marco. Sentite un po' come suona. Allora gli furono presentati dei fanciulli. Questa è la prima frase. In Marco dice: gli conducevano dei bambini perché li toccasse. Allora, innanzitutto abbiamo il primo soggetto. I fanciulli non vanno da Gesù, ma sono portati. Cioè, il soggetto che viene portato a Gesù è privo di volontà e di determinazione. Non è il fanciullo che sceglie di andare da Gesù, ma è l'adulto che porta il bambino da Gesù. Per
Per cui non è lasciate che i bambini vengano messi. La frase esatta sarebbe lasciate che gli adulti portano a me i bambini. Per cui questa è una prima porcheria dottrinale che viene fatta. Dopodiché abbiamo una differenza. Mentre Matteo dice affinché imponesse loro le mani e pregasse, e qua da una certa visione, mentre invece Marco dice gli conducevano dei bambini perché li toccasse. Ora, le due immagini che vengono costruite sono chiaramente diverse. E il perché li toccasse di Marco, guarda caso, va a legarsi col fanciullo nudo che solo in Marco troviamo alla cattura di Gesù. Ora, qual è il problema probabilmente che è avvenuto? Io devo ancora finire di fare l'analisi. E il problema è questo, che mentre Matteo scrive il suo Vangelo all'interno della comunità ebraica di Gerusalemme, e la comunità ebraica di Gerusalemme non tollerava la pederastia e l'omosessualità, era uno dei più grandi bestemmi a Dio, cioè era un'offesa a Dio in realtà, cioè Dio distrugge Sodoma e Gomorra perché questi qua sono omosessuali, anziché fare quello che lui vorrebbe che facessero, cioè o fai quello che voglio io, ti ammazzo, ricordiamocelo sempre. Marco invece scrive il Vangelo, da quello che dice la tradizione, sotto dettatura di Pietro per andare a Roma. Ora, i costumi sia a Roma che in Grecia erano leggermente diversi. Allora c'era la necessità di, probabilmente, e devo finire ancora a analizzare, di costruire un'immagine di Gesù leggermente diversa da quella che appariva nel Vangelo di Matteo. Il problema qual è? È che mentre se Socrate è pederasta, io mi leggo il pensiero di Socrate, lo analizzo, lo contesto, però la pederastia di Socrate a me non mi fa assolutamente niente. Se invece è pederasta Gesù di Nazareth che con le armi, con la violenza, viene fatto passare figlio di Dio e Dio lui stesso, cosa significa questo? Che è vero che questo comportamento anomalo non viene accettato come dogma dalla Chiesa, ma è altrettanto vero che ogni prete si sente in diritto di agire in quel modo, perché in quel modo anche Gesù ha agito. Cioè diventa un indirizzo non tanto per tu devi fare questo, ma come giustificazione per fare questo. E questo è il problema fondamentale che a me mi interessa. A me non me ne frega niente che Gesù fosse o non fosse pederasta. A me me ne frega che ci sono 1 milione di bambini che vengono stuprati negli orfanotrofi dei cattolici. Questo a me mi brucia. Allora io mi chiedo perché, e vado alla ricerca del perché dottrinale questo succede. Voi non siete d'accordo con me? Benissimo, cari cattolici. Voi impedite che 1 milione di bambini non vengano stuprati dentro gli orfanotrofi. E non vengono stuprati non solo adesso, ma da 1500 anni a questa parte. Che i bambini non siano come oggetti, ma siano persone. Allora possiamo discutere. Però voi non potete sentirvi offesi dalla mia ricerca del perché delle cose, quando voi, in realtà, attaccando me perché io dico che Gesù è un pederasta, l'unica cosa che vi interessa è quella di salvaguardare il diritto dei preti di stuprare bambini negli orfanotrofi. Altrimenti avreste agito prima o avreste preso in maniera diversa coscienza del problema. Che vi piaccia o non vi piaccia. Anche perché ricordatevi una cosa. Se voi vi sentite offesi perché io dico che Gesù è pederasta, con le cose che succedono dentro gli orfanotrofi, dentro la gente impotente a difendersi, impotente a costruire se stessa, io sono furioso. Mettetelo bene in testa questo. Io dentro di me non ho solo le furie, ho Nerio, ho Bellona, ho Vulcano e ho Volturno, che stanno esplodendo da tutte le parti. Per cui, cari cattolici, è inutile che vi sentite offesi. Cercate invece di fare in modo che le cose non si ripetano. Vogliamo metterci una pietra sopra sul passato? Benissimo. Anziché il vescovo australiano che si preoccupa di quanti soldi dovrà spendere, cominci non solo a cacciare via, ma a costringere i vescovi a tirare fuori i soldi. Il vescovo si preoccupa, in Canada, si preoccupa di colpevolizzare i genitori perché hanno affidato i figli ai preti senza assicurarsi delle tendenze dei preti. Ma stiamo scherzando? Cioè, dove andiamo a finire con queste logiche? E noi, come pagani, come paradisi stregoni, siamo per la libertà umana. Noi sappiamo che soltanto con l'autodeterminazione umana possiamo costruire il nostro divenire nell'eternità. E voi vi scandalizzate perché io vado a cercare il perché delle cose. Ma dove è andato a finire il senso della legge, il senso della giustizia, il senso della verità, il senso comune? Cioè, io veramente ho i brividi quando sento le persone difendere questo. Questo, e vi ripeto, il mio lavoro sulla pederastia, su quello che comporta questo, non è ancora concluso.
Vi ho dato solo delle anticipazioni perché non pensiate che io mi inventi le cose per insultare qualcuno. Spero di essere stato chiaro. Scusa, sì, Francesco, finisco un'altra cosa. L'ultima cosa che vi... Aspetta, no, dopo prendiamo le telefonate, dopo dite quello che volete. L'ultima cosa che devo andare a precisare è un'altra cosa. L'altra volta sono stato coinvolto perché durante una battuta, noi abbiamo già fatto delle trasmissioni parlando della porcheria del discorso della montagna. E l'altra volta qualcuno mi ha chiesto di spiegargli perché è una porcheria. Allora, come abbiamo già detto, la stregoneria e il paganesimo, ricordo che non prendo telefonate finché non ho finito, la stregoneria e il paganesimo partono dal presupposto che il presente va a costruire la coscienza universale. Per cui per noi la libertà delle persone è libertà di costruire la coscienza universale, mentre invece il Gesù di Nazareth ha un problema quello di sottomettere le persone. Sì, ma non ti preoccupare, Francesco, ho già detto che non prendo telefonate finché non ho finito. Allora prendiamoci da Matteo il discorso della montagna. Dice Matteo, poi ci sono vari discorsi nei vari evangelisti e ci sono vari modi di interpretare le cose. Dice Matteo, beati i poveri di spirito. E qual è il risultato? Che il suo omologo è maledetti i ricchi di spirito. Beati quelli che piangono, maledetti quelli che ridono. Perché ricordiamoci sempre che per Gesù di Nazareth le persone sono il gregge che va verso il macello. Dunque, se uno è povero di spirito, continua a seguire il gregge, mentre invece quelli che sono ricchi di spirito cercano di uscire dal gregge. Dice ancora, beati quelli che piangono. Perché? Perché i costritti stanno nel gregge. E naturalmente maledetti quelli che ridono sono più vivi. Dice ancora, beati i miti, cioè quelli che si sottomettono al gregge, mentre invece maledetti gli insofferenti, maledetti quelli che non ci stanno al gregge. Beati quelli affamati di giustizia. Maledetti chi conquista la giustizia. Dunque, meglio essere affamati di giustizia, non conquistare la giustizia, non volere la giustizia. E ancora, beati i misericordiosi, maledetti coloro che affrontano i problemi affliggenti per risolverli, perché quelli non stanno nel gregge. Beati i pacificatori, dice, maledetti coloro che affrontano le contraddizioni, perché coloro non stanno nel gregge. Beati i perseguitati e maledetti i persecutori. Attenzione, noi perché diciamo che è una porcheria? Se noi avessimo dovuto affrontare le stesse tematiche svolte in questo Vangelo da Matteo, noi l'avremmo detto in maniera diversa. Ora, se volete prendervi nota o registrarvi, vi dico come i pagani, gli apprendisti stregoni, avrebbero trattato questi problemi. Andiamo, Francesco, e dopo prendiamo telefonate. Beati coloro che danno l'assalto al cielo della conoscenza, del sapere e della consapevolezza, perché sviluppano il loro corpo luminoso. Beati coloro che, estendendo le ali della percezione, non vengono afflitti dai bisogni in grado di ingabbiare i propri sentimenti in tristezza e dolore, perché? Perché costruiscono il loro corpo luminoso. Beati i guerrieri delle contraddizioni, coloro che non nascondono la testa sotto la sabbia, ma affrontano l'esistente con le proprie forze, perché? Perché costruiscono il loro corpo luminoso. Beati coloro che fanno del raggiungimento della giustizia come elemento oggettivo del proprio esistere, motivo della propria esistenza. Perché? Perché costruiscono il loro corpo luminoso. Beati coloro che si impegnano a rimuovere i problemi di ostacolo a tutti gli esseri nel corso della propria esistenza, sia per essi, per i propri simili e per l'ambiente circostante. Perché? Perché costruiscono il loro corpo luminoso. Beati sospettosi, coloro che vogliono verificare le affermazioni, gli intolleranti nei confronti di chi non chiama le cose col loro vero nome. Perché? Perché costruiscono il loro corpo luminoso. Beati coloro che affrontano le contraddizioni dell'esistenza, disposti a qualsiasi scelta pur di estendere la propria capacità di percezione nel rapporto fra l'individuo e il mondo circostante. Perché? Perché costruiscono il loro corpo luminoso. Beati coloro che attaccando sotto qualsiasi forma il potere costituito che provocò la loro ira, costruendo condizioni di vita inaccettabili, vengono da questi perseguitato. Perché? Perché costruiscono il loro corpo luminoso. Questo noi avremmo detto, perché questo per noi conduce alla libertà. Oh,
Fiore, io sono un pochino stanco delle precisazioni. Francesco, vedi un po' tu prima che prendiamo le prime telefonate. Pronto? Io sono Paolo. Ciao Giampaolo. Ciao. Dimmi tutto. Allora io ti dirò. Pronto? Pronto? Sì, dimmi. Mi sono fatto dei piccoli appunti così Sì? perché che mi venivano a mente perché altrimenti non riesco a dirti tutto. Sì. Come può essere un popolo maestro di un altro popolo nell'espressione trascendente Scusa Paolo, spirituale? Quasi un popolo sia spiritualmente più elevato di un altro popolo, forse perché ha dei Sì? meriti particolari di essere nato in un sito particolarmente prediletto, ma da chi? Mi chiedo da chi. Ecco, Questo aggiriamo la domanda, non so da chi. Quante Pronto. sono particolari, allora quelli che abitano nel Polo Nord sono diversi. Tanto per dirti, siamo uguali, siamo uomini, Certo, no? certo. Bene, tanto per cominciare. Poi, il paganesimo per me è universale. Il mondo delle religioni è settario, separa. Il paganesimo unisce perché è più a dimensione umana. Il Sì? paganesimo ce l'hai dentro, la religione ufficiale ti è imposta. E Esatto. siccome l'accordo completo non può esistere fra religioni, quindi è guerra. Certo. E quindi è più facile che i pagani trovino un accordo in comune perché sono liberi e quindi è più facile l'accordo non avendo dogmi. È Esatto. facile illudere le persone a livello No, noi trascendentale. ce l'abbiamo un dogma, è salvaguardare la soggettività. Ecco, attento, è facile illudere le persone a livello trascendentale e quindi accalappiarle. Sì. Tanto facile accalappiarle a livello materiale, a livello per esempio di soldi, di commercio, è vero? Certo. Ma se ci fai paura però riesci ad accalappiarle. Certo. Io non ho altro. Vi saluto. Pronto? Ciao, ci si dia E male. vi ringrazio. Grazie a te, ciao. Il telefono ha dei problemini, se qualche volta la voce va via non vi preoccupate. Scusi Claudio, Dimmi. guardi che non si sente Francesco prima, non si sentiva. È per questo Ho forse che hanno telefonato, per dire a capito. Francesco che non si sentiva quello che diceva. Ho capito. Scusi Ah, Claudio, sì. potete essere ancora definiti liberi, pagani, stregoni? Sì. Potete ancora essere come siete sempre stati in questa trasmissione? Certo. Dopo tutti questi attacchi? Sì, ma noi gli attacchi sono già superati. Beh, questo mi guarda, vi dico veramente che si ingamba. Grazie. Vedi, se è troppo facile essere così duri, inflessibili, coi deboli. No, Esatto. parlo di te, sai, parlo degli orfani. Perché Sì. io sono stata, sono, ero orfana. Adesso cosa ho avuto, son vecchia. Da poco mi sono incontrata con delle compagne di collegio, mi chiamo sempre compagne. Sì. Ci siamo ricordati di quelle cose, guarda, io no, neanche loro me lo ricordavano. Dice, ti ricordi quando la suora ci tirava giù le mutandine e ci picchiava fisso con la cintura sul sedere nudo? Cosa ho avuto? Già rimo che avevano bisogno perché sennò non diventavano dei buoni putei. Sì. Caro Claudio, mi ti ringrazio, comunque magari qualche paroletta lasciala, sai? E beati i poveri di spirito, No, vero? no, 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 questo mai, Non riesco no, no. a capirla sta frase qua. Sì. Forse andremo dirti tutti in paradiso. Ciao Ciao, Claudio, scusa grazie. Francesco, Ciao, 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 ciao. ciao. Io chiedo scusa a Francesco, in effetti non avevo messo il microfono. Francesco, mi Bene, spiace, nessun mi problema, dai. spiace proprio, guarda. Nessun problema. Pronto? Sì, pronto? Sì? Ciao, sono Ciao. Grazia. Allora, Dimmi tutto. proviamo a rapportarsi, no? A comunicare o a rapportarsi bene. Tu sei contro il cristianesimo? No, no, io sono contro il no, cristianesimo. no, stai sbagliando. Ecco, secondo il mio punto di vista, o sei, allora, tu vuoi chiarire ciò che di malefico c'è stato dentro il cristianesimo? No. Neanche.
E allora non ho capito bene cosa è il senso, perché secondo me il cristianesimo, come tutte le altre religioni, sì? sono delle filosofie con delle regole ben precise, sì, e prendono i fatti delle cose, fanno storia, li buttano dentro, per incanalare e per sottomettere i popoli. Sì, questo sono d'accordo. Ecco, perché io ho sempre detto che non è la religione a servizio della politica e la politica a servizio della religione. Può essere, ecco, si può accettarlo. Perché ricordati che domina il mondo, non è, non è il politico di questa Italietta, ma bensì il politico che c'è in Italia è uno stato per conto suo e domina tutto il mondo. Sì e no, comunque... Comunque ci parte, sono stati, allora dimmi perché, sì? quando ci sono stati tutti quei misfatti, tutte quelle guerre, da una a un'altra religione, stermini, guardiamo gli ebrei, guardiamo gli ortodossi, guardiamo stermini tra loro, per potere, certo. non sono stati fatti, noi cretini siamo andati a morire, non sapendo neanche il perché, ma sono stati fatti stermini di potere per queste religioni, per queste inquadrature, per dire, no? Sono d'accordo. Ecco, quando hanno visto che stanno perdendo potere, perché le persone, qualcuna, hanno dato, forse hanno mollato un po' troppo la corda, allora figli di povera gente hanno cominciato a laurearsi, hanno cominciato a interessarsi, hanno cominciato anche a capire qualcosa, cosa hanno fatto? Hanno fatto la storia di quei due somari che vedi nella vignetta, no? Che mettono due mucchi di fieno, questi hanno la corda troppo corta per arrivare ai due mucchi di fieno, e allora si scalzano, si litigano, perché vogliono ognuno mangiare il proprio mucchio di fieno. Quando vedono che non ce la fanno, si mettono d'accordo e mangiano prima un mucchio e poi quell'altro. Adesso, secondo il mio modesto punto di vista, mi sembra che stanno facendo questo. Si stanno mettendo d'accordo perché scalciandosi religione con religione non riescono a mangiare tutti e due i mucchi di fieno, perché praticamente la corda è troppo corta, la gente ha capito. Allora cosa fanno? Si mettono d'accordo e vedrai che quando sono d'accordo avremo un'altra bella tegola tra coppa e colo, moriranno parecchie persone, soprattutto mirate a quelle che capiscono di più e quelle che sono contro, e poi si ripartirà un'altra volta e la storia si ripete. In quanto all'altra cosa, lettera e non lettera, io non ho detto niente mai, ma sono molto maliziosa, come vedi nelle mie analisi sono molto maliziosa. Se io ti scrivessi, per esempio, se tu non mi andassi bene nella tua radio, no? Sì. E andassi a scrivere una lettera al giornale, sì. no? Mettendo tutta la diffamazione che voglio per sì. te. E quando io ho fatto questo, mando una lettera di smentita a quel giornale che io non ho fatto quello. Sì. Io intanto a te ti ho diffamato. Sì. E io me ne vengo fuori con tanto di scuse. Sono molto maliziosa, vero? Sì, grazie. A noi la scusa non è che ce ne frega niente, noi ci va benissimo qualunque cosa succede, sì, Francesco. Esatto, non è che noi ci proviamo il problema di dover modificare quello che noi diciamo o pensiamo per delle accuse anche che sono fatte anonime. Posso parlare passare certo. in diretta? Certo. Sì, è lui che parla. Sì. Come cosa si chiama, mio caro? Ho dato anche il mio indirizzo, Claudio. Claudio. È stata in me, era amica vera, gamma 5, ma dopo tanti anni che non tengo, perché sono stata mai mica in cui ha quella macchina, sono dovuto cavarmi fuori adesso, ben stato in. Il mese, per esempio, Gigi è quello che faceva l'arcigay, non si sente altro. Non so. Aspetto niente di quello là. No, guarda, Mino, non è che conosco molta gente, non è che conosco molte persone. Ah, ma non sava che... No. Sì. E anche la Ivano e quell'altra, non sapevo niente. No. Guarda, provo a telefonare a Franco, sicuramente Franco ti dà delle risposte, bravo, capito? Sì. Senti, aspetta, adesso andiamo nel tuo argomento. Sì. Ma tu hai studiato? Pochino. Cosa hai fatto? Come ho fatto? No, cosa hai fatto? Come cosa ho fatto? Che studi? Ho preso dei libri e ho cominciato a studiare. No, che laurea hai? Non ho nessuna laurea.
E ora tu hai fatto un po', hai studiato un po' da solo? Diciamo così, sì. Adesso che sei tanto intelligente dovevi studiare, vedi? Non potevo, ero troppo ribelle. È per quello che sei deviato così, bambino. Va bene. Perché tu credi al diavolo? Devi no, portare. Cara. Ah? No. Non ti siedi qui? No. Non sei chiave del satanismo? No. No, assolutamente. No. No, non sei, oggi è mercoledì. Oggi è giovedì. E cosa stai facendo? Quando che te muori? Ghetto, che sei qualcosa? Dipende. Eh? Se io ho costruito qualcosa, sì, se mi sono messo in ginocchio, no. Ah, ho capito. Ma che sei qualcosa? Se io ho costruito qualcosa, sì, se mi sono messo in ginocchio, no. Dipende sempre da te. Ginocchio, se pregare, bisogna pregare, dai. Ecco, te preghi e non te ne più niente. Pregare che vuoi, sei a forza qui, dai. Va bene. Sta attento. Ma allora ti te credi che se te fai del bene? No. Te sai? No, non se faccio del bene. Non se faccio del bene. Non mi ha detto questo io. Se fai cosa? Se uso le mie determinazioni e la mia volontà. Volontà in bene, no. Dipende, può essere. Perché allora sta per esempio, in questo momento quello che sto facendo, voi tira direbbe che è male. Mi non so niente, perché se mi credo a scappare qui è satanismo. Va bene. Ma sta attento. Se ti te credi che è aldiano, che sei niente, no? Che sei ricompenso. No, ci sono io, ci sono. C'è il mio corpo luminoso, c'è la mia tensione. Non è che ci sia un Dio, non c'è un Dio. Cioè io mi trasformo in corpo luminoso, ma non c'è un Dio. Sì. No, perché voi dite se non ti credi che sei niente, te puoi fare ogni mai. No, vabbè. E poi anche incurare, anche. Ah, per me, mi fai dire di altri? Sì, altro io. Tuo fiore qua a me suggerisci qua. Anche tuo fiore. Ah sì? Perché lei perché se giusto uno non crede niente, il è sicuro che non sa niente, che dopo sarà tuttavia in. Ma bisogna fare comportarsi in modo corretto, bene, soltanto perché si crede, solo perché si ha paura. O non si deve comportarsi in modo corretto, solo perché bisogna comportarsi in modo corretto. Bisogna perché c'è un. Allora. Perché c'è? C'è una ricompensa. Ma va, bisogna comportarsi bene, perché si deve comportare bene, non perché c'è una ricompensa. È la propria scelta, è la propria volontà. Non certo perché c'è la paura. Beh, sapendo il torretto. Sì. Hai avuto tanti anni? È abbastanza, penso. Quanti? 30? Aumenta. 40? Un pochetto di più. Ancora di più? 45. E ti sei impastoiato che robe. Pensa un po' che roba. No, ho detto che tu... Dai. Ti senti gente e torno a conto, caro. Va bene. A studiare bene le cose. Va bene. E guarda che dopo te diciamo in bruia. Va bene, d'accordo. Ciao, Fedo. Ciao. Abbiamo preso anche questi consigli, no? Sono anche consigli divertenti, appunto, che non hanno neanche nessun riferimento, cioè praticamente Pronto? Dicono di sprecare la vita per niente. Ciao Claudio. Sì? Io ti conosco, ci siamo anche visti una volta, ero lì con Franco, no? Sì. Niente, tu tratti, io non ho argomenti perché tu tratti una cosa che non mi sono mai interessato, sì. Non mi è mai passata sinceramente per la testa, no? Però la pubblicità è vero, adesso te magari inciodati questa pubblicità, sta gente che si aggancia a parlare, mi te che è un nuovo ascoltatore, mi interesso perché quando che sei riuscito a muovere qualcosa, no? Anche per fare un po' un dispetto a quelli che coprendosi la mano hanno voluto buttare questo stasso, no? Ecco, ti ascolto con interesse. Grazie. Anche se sinceramente non ho argomenti e proprio non mi interessa perché so ateo, ma non so né da una parte, né proprio so. Sì. Niente, sono indifferente, insomma. Ecco, va bene. Adesso... Ma è un buon. Guarda che il scetticismo, noi abbiamo trattato nel crogiolo dello stregone, no? Il tema dello scetticismo. Se una persona va a affrontare delle cose che non conosce, l'atteggiamento giusto è quello di essere scettico. Sì. Capisci? Allora lo guarda con distacco e poi vede se gli va bene o se non gli va bene. Comunque, io sono sicuro che hai toccato qualcosa di interessante, perché se hai suscitato questo interesse, vuol dire che
Hai toccato qualche interesse di qualcuno? Grazie. È interessante comunque. Ciao. Grazie, ciao. Bene, auguri. Grazie, auguri. Ciao, ciao. Mi chiamo Mario. Ciao Mario, ciao. Beh, logicamente il fatto stesso che siano simili attacchi, simili polemiche, che ci siano simili contestazioni, significa che qualcuno ha qualcosa da nascondere o qualcosa da difendere. Pronto? Non abbiamo nulla da conquistare. Mario? No, sono Claudio. No, Mario arriva dopo. Va bene. Senti, mi sono la Nori di Vicenza. Mi chiamerei Onorina, ma siccome siamo due, sì. Allora io sono la Nori della Friulana. Ecco, mi meraviglio tanto.